Sì, buongiorno a tutti, scusate il ritardo, io volevo solo dirvi che il video che avete... Vecchie e nuove povertà, tra ragioni dell'accoglienza e istanze di sicurezza, che spesso però si traduce in scontro politico frutto di approssimazioni. ...dall'Eurozona con tutte le conseguenze che questo avrebbe derivato. Per fortuna non è prevalsa questa... meglio sul progetto politico europeo. Quindi questo ci fa riflettere sul fatto che i leader, capi di Stato e di Governo decidono più che... in merito a quello che è meglio per l'Europa, quello che noi abbiamo molti leader nazionali, abbiamo pochi leader europei. Quindi dire di più politicamente sul progetto europeo e non continuare a migratori. Allora, se sia stato un punto in cui deciso un cambiamento. Sottoposto all'attenzione degli stati membri un approccio molta cautela, sì è vero, c'è stata molta cautela, come dire, far passare un principio che è la materia dell'asilo da armonizzare a livello europeo, quindi può essere uno degli ambiti mesmo per cui gli stati membri accettano quote di ritorno loro accoglienza nei propri paesi. Quindi questo secondo approccio già esisteva, ma i numeri erano più modesti. La minaccia terroristica, perché paesi del nord del mondo. Questo è non, come dire, vedere con un... Oggi sono i paesi come la Siria, come l'Iraq, poi tocca anche paesi fuori, diversi paesi europei. E abbiamo visto che questa è una minaccia globale. Compiono investigazioni che sono transnazionali. Malta, come si fa a non arrivare alla radice? Possiamo inserire nella società elementi. Marca, ad esempio, hanno fatto un buon progetto di reinserimento degli elementi. Che anche in questo ambito ci sia bisogno di scambiare appunto i progetti. Si dovrà confrontare. Anche perché il summit sarà a Parigi e dunque credo che quel tema sarà un altro banco di prova per l'Unione Europea. Sul appunto la questione dell'ambiente generano degrado e ambientale e degrado sociale. Quindi e il Papa su questo ha scritto veramente delle pagine di grande chiarezza che rispetto all'Europa e abbiamo un'occasione per farlo perché c'è la relazione, il programma annuale della Commissione europea, quindi ritengo che si debba fare anche una informativa, ma purtroppo appunto questo non sarà possibile, ieri sera, come si sa, insomma, il regime di fiducia, dobbiamo rivedere poi il calendario. Credo che uno sforzo in più fosse stato da fare. Ho certe occasioni sulla legge elettorale in particolare, appelli. È doloroso vedere